perché non gli dai il codice della carta della pensione a Pasquale? Perché ti prendi tu la pensione di Pasquale? Sì, ti stai prendendo la pensione di Pasquale. Sì, ti dico di sì. Devi dare. È un poveretto Pasquale, non si vive sulle spalle. Pasquale sta con me. Pasquale dorme alla stazione. Pasquale dormi da un mese alla stazione. E perché no? Lo porto io il codice. Lo porto io il codice a Pasquale. Porto io il codice a Pasquale. Lo porto io il codice. Lo porto io il codice. Da quanto tempo avanza tu? Sarà un anno. Più o meno. Ma non viene a dormire qua da lui? Prima veniva, ma ora no. Cioè quando dorme alla stazione, mi frega la pensione, dorme alla stazione. Ma è vero che la tipa... No, dico, l'ha pure picchiato. No, Pasquale. Se tu fai l'intervista, la signora del mio primo, devo l'accendere. Stamattina, lo fa venire qua? E se la vanno a riscuotere? Poi che li vedono camminare piano piano la mattina quando vanno a riscuotere, andare via tutti quando vedi. Alla posta di via tutti quando. Ma il codice ce l'ha lui? Il codice ce l'ha lui. Non ce l'ha Pasquale? No. Ma è normale secondo te? Cioè uno può avere il non codice? Non è normale. No, no, perché altrimenti vado io stesso a denunciare il carabinieri. Ma questo lo raggiungo. Ma il problema c'è che tutti quanti lo sanno. Ma nessuno si mette in mano. Nessuno si mette in mano. Perché ognuno non si vuole prendere la roba. E me la prendo io la roba. Da tempo un gruppo di persone aiuta un signore di 68 anni, si chiama Pasquale, che ha una serie di difficoltà fisiche ed evidentemente anche in parte psicologiche. Pasquale da qualche tempo prende la pensione, come tutti quelli che sono arrivati all'età pensionabile. Beato lui! Diresti, è vero, beato lui, invece beato chi può, invece non è così, perché Pasquale viene soggiogato sistematicamente da un certo Massimo. Ci siamo dati appuntamento con Pasquale alle 8:30 per andare a casa di Massimo e cercare di recuperare quello che è suo. Per qualche tempo Massimo ha fatto credere a Pasquale che quei soldi erano dovuti perché lo ha ospitato, perché gli ha dato qualcosa da mangiare, ma è ormai più di un mese che Pasquale non dorme da Massimo e dalla sua compagna. Pasquale ci ha raccontato di essere stato persino malmenato. Abbiamo appuntamento con Pasquale alle 8:30, andiamo in via con la speranza che Pasquale ci sia, perché è poco affidabile, in modo da chiedere insieme a lui conto a Massimo. Pasquale non c'è. Pasquale non c'è, lo stiamo aspettando da circa un'ora, non è arrivato. Questo ci preoccupa un po', anche se lo hanno visto stamattina alle 6 alla stazione, poi lui entra nei pullman e fa il giro per riscaldarsi, per dormire un po'. Vabbè, no, stiamo qua, vediamo un po'. Ma vediamo se esce. Ah, state fuori al portone di quello? Sì, se esce o andrà. Se esce lo prendiamo. Ma l'hanno visto comunque alla stazione? Sì, stamattina l'hanno visto alla stazione. No, stamattina per sì, però. Ma intanto ci appostiamo qui per aspettare che Massimo esca a prendere il suo furgone, in modo tale da chiedergli se sono cose che possono essere tollerate. Tino. Tutta nu. Ciao Max, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Come va? Ciao, bello, è un piacere conoscerti. Tu sei sempre così accaldato, eh? Fantastico questo tatuaggio. Senti Max, sai perché sono qua? A parte per il fatto dei mobili buttati per strada, quella è un'altra cosa, lasciamo perdere. Pasquale, mobili? I mobili che ogni tanto lasci per strada. Pasquale, lo conosci Pasquale? Ah, me? Beh, e perché non gli dai il codice della carta della pensione a Pasquale? Perché ti prendi tu la pensione di Pasquale? Sì, ti stai prendendo la pensione di Pasquale? No, sì, no, ti dico di sì. Devi dare, è un poveretto Pasquale, non si vive sulle spalle. Pasquale sta con me. Pasquale dorme alla stazione. Pasquale dormi da un mese alla stazione. Là. E perché no? Lo porto io il codice? Lo porto io il codice a Pasquale. Porto io il codice a Pasquale. Lo porto io il codice. Lo porto io il codice. Non ti preoccupare. Con me 6 mesi. Lo porto io ed è questo ti dà diritto a portare. E ti dà, non ce l'ha il codice Pasquale. Gli hai rigato anche i documenti, gli hai rigato. Gli hai rigato i documenti. Non si fa così, Massimo. Non si fa così. Sai cosa stiamo facendo adesso? Stiamo andando dai carabinieri. Stiamo andando dai carabinieri. Stiamo andando dai carabinieri. Devi dargli tutti i documenti. Perché vai tu a riscuotere la pensione? Perché vai tu a riscuotere la pensione? Perché? Abbiamo poi
che cointestato, lui sta andando adesso a denunciarti i carabinieri. La pensione la deve prendere lui, non tu. La pensione la deve prendere lui, non tu, non tu. E lui dorme alla stazione, lui prende una pensione e dorme sulle scale delle ferrovie alla stazione. Glielo devi dare. Noi veniamo coi carabinieri qua. Noi veniamo coi carabinieri qua. Solo i pezzi di merda fanno così, a sfruttare le persone. Pasqua, che cosa ha mangiato e bevuto alla stazione? Vigliacco! Che ci sembra assurdo come si possa oggi riscuotere una pensione, seppure una pensione minima, ed essere comunque costretti a dormire per strada perché qualcuno se ne appropria indebitamente. Ringraziamo gli amici di Pasquale che ci hanno segnalato questa assurdità, invitandoli a stargli ancora vicino per quanto possibile per evitare che possa succedere qualcosa di brutto, anche perché sappiamo che spesso ci sono stati anche dei maltrattamenti, è vero Tino? Così ci è stato raccontato e non va bene, bisogna accendere i riflettori, bisognerà seguire questa vicenda anche per assicurare poi tutta l'assistenza necessaria a Pasquale, che ha anche un problema fisico importante, deve subire un'operazione per eliminare un catetere che si porta dietro da tempo e che gli crea diversi problemi. Per ora e solo per ora è quasi tutto dalla stazione di Bari.